Presidente, questo incontro con il commissario della bonifica che avete voluto promuovere, perché? Ma diciamo che la Camera di Commercio deve esercitare il suo ruolo, da istituzione di raccordo appunto tra enti, tra associazioni, tra istituzioni stesse. Quindi il commissario, quella rappresentata dal commissario, il generale Errigo, è un'istituzione di riferimento per noi, per il territorio e per l'intera comunità. Purtroppo questa città e del suo comprensorio eredita un problema molto complesso che è quello dell'inquinamento e quindi poi della bonifica. Quindi è necessario che tutti insieme ci si metta nelle condizioni di agire, di progettare e di programmare delle opportunità del sistema che partono sì dalla bonifica, ma che devono prevedere lo sviluppo del territorio. E per questo la Camera di Commercio è molto attenta, perché le imprese sono al centro delle dinamiche del territorio, della comunità e sono al centro naturalmente delle dinamiche delle famiglie. Sì, questa bonifica partirà perché crediamo tutti che l'attività del commissario Errigo è questo, quello di far partire la bonifica. Però ci sono tanti scontri tra aziende, con il commissario, con chiunque parli di rifiuti e non è possibile. Il commissario ha la nostra massima fiducia, lo riteniamo persona assolutamente per bene, un professionista serio, lo ha dimostrato in tutta la sua vita militare, nella sua vita all'interno del corpo della Guardia di Finanza. Quindi per noi questo rilievo assolutamente positivo nei confronti del generale Errigo dà pienezza dello svolgimento delle operazioni di bonifica. È chiaro che poi ognuno, insieme alla Camera di Commercio, gli enti, le istituzioni, svolge la sua parte, anche la politica svolge la sua parte. Ci sono delle interazioni anche delle ultime settimane che hanno messo al centro la questione della bonifica crotonese di alcune diatribe che non so bene per quale motivo, forse hanno poco a che fare con un'attenzione seria, vigile ed attenta del territorio stesso. Aspettiamo il risultato dell'incontro a Roma del 3 maggio. Assolutamente sì, ripeto, noi saremo a fianco al commissario della bonifica, se ci sono delle questioni per le quali Camera di Commercio potrebbe essere utile anche nel sistema relazionale, che la Camera di Commercio con le sue propaggini, anche fuori regione, noi siamo disponibili quindi a proseguire per mettere al centro non solo la questione della bonifica di Crotone, ma l'intero sviluppo del comprensorio. Il futuro di Crotone. E il futuro di Crotone? Io credo che la bonifica sia un punto di partenza. Noi abbiamo bisogno magari di partire da momenti di crisi per saper dare nuovo contributo di idee, ma soprattutto di progettualità diffuse sul territorio, perché la nostra città, la vostra città appunto, ne ha bisogno.